dal Vangelo secondo Giovanni. Una buona domenica a tutti. Nel Vangelo della scorsa settimana ricordiamo che Gesù si è presentato come il pane di vita disceso dal cielo. Un'affermazione inaudita questa per i giudei, che subito si sono chiesti: ma come può costui dire che è disceso dal cielo? Lo conosciamo molto bene, è il figlio di Giuseppe, il carpentiere di Nazareth. E poi dice di essere il pane di vita. Questa sua pretesa poi è addirittura blasfema. Il pane di vita che Israele ha ricevuto in dono dal Signore è la sua parola, che è contenuta nei libri sacri, nella Torah di Mosè. Questo è l'unico pane che alimenta una vita realmente umana. Questa Torah che ti dice di non uccidere, di non commettere adulterio, di non rubare, ti sta educando a essere realmente uomo. E Gesù non ha negato che la parola di Dio contenuta nell'Antico Testamento sia pane di vita, è pane di vita. Ma adesso lui presenta se stesso come l'incarnazione di questa sapienza di Dio. Chi vuole contemplare la realizzazione perfetta dell'umano, basta che guardi a lui. E già questa è una pretesa scandalosa per i giudei. Ma Gesù adesso va oltre. Sentiamo come porta avanti il suo discorso. In quel tempo Gesù disse: io sono il pane vivente disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Come può costui darci la sua carne da mangiare? Questo interrogativo a noi pare il rifiuto di una proposta cannibalesca. Questo perché quando noi parliamo di carne intendiamo quella che andiamo a comprare al mercato. Ma al tempo di Gesù, quando si diceva l'uomo è carne, non si intendeva questo. Si intendeva che l'uomo è fragile, è una creatura limitata, si ammala, invecchia e poi alla fine muore, una condizione di debolezza. Ecco, in questo senso che si diceva l'uomo è carne, appartiene alla sfera terrestre, non al mondo di Dio che è eterno, immortale. Hanno capito molto bene i giudei di quale carne Gesù stava parlando. È la sua persona. Gesù si è presentato come carne, come uomo debole, limitato, mortale, proprio come noi in tutto. Ma è sceso dal cielo e ha in sé un'altra vita che non viene dalla polvere della terra come quella biologica che tutti noi abbiamo, ma è una vita che appartiene al mondo di Dio, la vita dell'Eterno. Dice Gesù che chi assimila questa sua carne, cioè la sua persona, riceve in dono la sua stessa vita eterna. Vediamo di capire ciò che Gesù sta proponendo, perché noi sentiremo che tutto il suo discorso adesso parla di questo pane che deve essere assimilato, pane che è lui. Vediamo di capire. Forse ci aiuta il celebre titolo dello scritto di Feuerbach, immeritatamente famoso: l'uomo è ciò che mangia,
inteso naturalmente non nel senso materialistico del filosofo tedesco, ma in senso metaforico, è vero. Anche noi impieghiamo in senso metaforico i verbi che riguardano il cibo: mangiare, bere, assimilare, nutrirsi. Per crescere come uomini, infatti, non basta nutrirsi con il cibo che riempie lo stomaco, è necessario assimilare anche un altro cibo, quello che alimenta la mente, il cuore. Diciamo per esempio, se uno si alimenta solo di telenovelle e un altro si nutre dei dialoghi di Platone, è chiaro che vengono su due uomini diversi. Oppure se uno, come diciamo, si beve con avidità il giornale sportivo del lunedì, poi lui non legge altro. E uno invece è un divoratore dei libri di Tolstoi e di Dostoevskij. Chiaro, vengono su due uomini diversi perché hanno alimentato la mente e il cuore con cibi diversi. Parliamo anche di assimilare una filosofia. Diciamo che la gente di oggi beve tutto ciò che circola sui social. Anche la Bibbia impiega l'immagine del cibo in modo metaforico, in riferimento alla sapienza di Dio che deve essere assimilata, incarnata nella nostra vita. Abbiamo trovato questa metafora proprio nella prima lettura che oggi ci viene proposta e che ci parla della sapienza di Dio, che è immaginata come una bella signora che imbandisce un banchetto e invita tutti ad andare da lei: venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino che ho preparato e voi avrete la vita. E naturalmente, quando ci si alimenta di questo cibo, bisogna fare attenzione a che cosa si sceglie, perché si può anche assumere del cibo avvelenato. Ricordiamo, Adamo si è lasciato ingannare e ha mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male che non doveva toccare, era stato messo in guardia. Era un cibo di morte. Anche Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli da un cibo mortale. Ha detto: guardatevi dal lievito degli scribi e dei farisei. Si trattava della loro catechesi falsa. Dice Gesù: se voi mangiate il pane impastato con il loro lievito, se assimilate la loro catechesi su Dio, voi rimanete intossicati. Ragionerete come loro e vivrete come loro. Ne circola tanto anche oggi e stiamo attenti di pane avvelenato. La crescita di una persona dipende davvero da ciò con cui alimenta la propria mente e il proprio cuore. Bene, Gesù ci propone l'unico cibo vero, quello che alimenta una vita che non finisce. Questo cibo, questo pane che lui ci propone è la sua persona. Mangiando la sua carne, cioè assimilando la proposta di uomo che lui incarna, tu ottieni la vita dell'Eterno. Un'affermazione inaudita. E i giudei, che l'hanno capita bene, hanno reagito. Loro dicono di possedere già un alimento di vita, la parola di Dio che sta nella Torah. Non si sono resi conto che avevano lì davanti agli occhi la parola di Dio, non scritta su un libro, ma incarnata in una persona, in Gesù di Nazareth. Fino a questo punto del discorso, però, Gesù non ha ancora parlato esplicitamente dell'Eucaristia. È adesso che comincia a introdurre il tema, perché l'Eucaristia è il segno con cui si dichiara che si accoglie il pane di vita che è Lui.
È il sacramento con cui si accetta che la sua vita divenga la nostra. È il sacramento che ci unisce in una unione sponsale con Lui. Sentiamo qual è la sua proposta. In verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Fino al Concilio Vaticano II, il rapporto dei fedeli con l'Eucaristia è stato molto segnato dalle devozioni rispettabili, ma che non sempre hanno aiutato a comprendere il vero obiettivo del sacramento istituito da Gesù. Questo obiettivo oggi è messo in piena luce da due verbi che abbiamo sentito ripetere con insistenza nel brano che abbiamo appena ascoltato: mangiare e bere. Non era su questi due verbi che si insisteva prima del concilio. Eppure già i due segni scelti da Gesù per questo sacramento, il pane e il vino, hanno un messaggio chiaro. Posti su una mensa, il pane e il vino non ci dicono altro, sono un invito a mangiare e a bere. Il pane e il vino servono solo a questo. Abbiamo sentito infatti con quale insistenza Gesù ha ripetuto il verbo mangiare, phagein in greco, lo abbiamo già ascoltato 4 volte. Quindi facciamo attenzione a tutte le devozioni che non mettono in risalto questo unico significato dell'Eucarestia e pane da mangiare. Poi Gesù ha fatto una seconda richiesta: è necessario bere il suo sangue se si vuole ottenere in dono la vita eterna. Bere il sangue. Per un ebreo non c'è nulla di più ripugnante. Per quale ragione? In tutte le religioni dell'antichità era presente la concezione che la vita risiedesse nel sangue e quindi perdere sangue era perdere vita. Bere sangue oppure mangiare carne non accuratamente dissanguata significava impossessarsi della vita e questo l'uomo non lo può fare. Molti testi biblici proibiscono questa pratica perché la vita appartiene a Dio e quindi l'uomo non se ne può impossessare. Anche oggi gli ebrei, quando uccidono un animale per nutrirsene, lo dissanguano nel modo più accurato proprio per non appropriarsi di una vita che appartiene a Dio. Per questo versano il sangue per terra, lo restituiscono a Dio. Quando Gesù ha parlato di bere il suo sangue, i suoi ascoltatori hanno capito subito benissimo che non si trattava del sangue materiale, si trattava di accogliere la sua vita. Prendiamo coscienza allora di che cosa facciamo quando beviamo al calice del vino consacrato. E ci insisto, dovrebbe essere trovato il modo di farlo sempre. Se vogliamo che il segno voluto da Gesù sia completo, non basta mangiare il pane, bisogna bere il suo sangue, bere al calice. Gesù ha detto: bevetene tutti, piete pantes, il
testo greco dice, è un imperativo. Ecco la ragione per cui il Concilio di Trento non ha potuto proibire di bere al calice, perché c'è un imperativo di Gesù che ha detto bevetene tutti. Cosa comporta allora la scelta che facciamo di bere al calice? È il gesto con cui dichiariamo di aver deciso di accogliere in noi la sua vita, quella vita che poi vogliamo si traduca in opere d'amore concrete come quelle compiute da Gesù, perché se circola poi in noi la sua stessa vita, è chiaro che questa si manifesta concretamente in opere di amore. Sappiamo come è vissuto Gesù, come si è manifestato lo Spirito presente in lui. Tutta la sua vita è stata un dono d'amore fino all'ultima goccia di sangue, fino all'ultima goccia di vita. Ecco la proposta che Gesù fa. Assimila la mia vita donata, assimila il mio amore. Poi Gesù riprende la proposta del pane da mangiare, ma lo fa ricorrendo a un altro verbo greco, non più phagein, mangiare, ma trogein, che ha un altro significato molto più forte e che purtroppo le traduzioni non mettono in risalto. Trogein non significa solo mangiare, significa masticare, triturare, sminuzzare. Ecco ciò che Gesù vuole che noi facciamo della sua vita. Chi mastica la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. La mia carne infatti è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Il pane di vita che lui ci offre va masticato. La sua persona va assimilata tutta. Della sua vita d'amore non va perso neppure una briciola, bisogna accoglierla proprio in pienezza e solo così riceviamo in noi la vita eterna, non il bios, la vita biologica, ma la vita dell'Eterno, quella vita che Lui ha portato nel nostro mondo. Eccolo il senso dell'Eucaristia, una proposta che Gesù ci fa di amore sponsale con Lui, una proposta di incarnare in noi la sua vita. Che cos'è allora quel mangiare quel pane e bere quel calice? È il sì alla proposta che Lui ci fa di amore sponsale. Lui ci chiede: vuoi unire la tua vita alla mia? E noi, mangiando quel pane e bevendo a quel calice, rispondiamo con gioia, senza esitazioni, sì. L'Eucaristia è questo e solo questo. Ed ecco la conseguenza di questa unione sponsale con Lui. Dice Gesù: chi mastica la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Questo verbo dimorare è caratteristico del Vangelo secondo Giovanni, menein in greco. È rimanere l'uno nell'altro, è un'unione di vita completa, come quella dei tralci con la vite. Dai tralci, dalla vite passa ai tralci l'unica linfa, è l'unico spirito, è la vita divina che noi accogliamo e che poi si manifesta nella vita divina, che è vita di amore e solo di amore. È la reciproca appartenenza della sposa con lo sposo. Difatti, Gesù qui impiega proprio la formula degli innamorati: dimora in me e io in lui. Quando uno è innamorato, porta sempre dentro di sé la persona amata. E adesso sentiremo Gesù riprendere per altre due volte il verbo troghe in masticare il pane che è lui. Sentiamo. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà
grazie a me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. C'è un'unica vita che è eterna, non certo la nostra, che vediamo deperire e poi concludersi. La vita di questo mondo, ogni vita, torna alla polvere dalla quale è venuta. Un'unica vita è eterna e non è toccata mai dalla morte. È la vita del Padre del Cielo, quella vita che Lui dona al Figlio, genera il Figlio, cioè dona al Figlio la sua vita. E il Figlio, questa vita che ha ricevuto, è venuto a donarla a noi che lo accogliamo, a noi che mangiamo Lui che si è fatto pane. Bene, come il Figlio è uno con il Padre, ora anche noi che siamo uniti a Cristo in un'unica vita, siamo uniti al Padre. Celebrare l'Eucaristia vuol dire celebrare questa unione d'amore. La celebrazione dell'Eucaristia dovrebbe portarci ad affermare, come faceva Paolo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E allora chi ci incontra quando usciamo dalla celebrazione eucaristica dovrebbe incontrare in noi la persona di Gesù di Nazaret. In noi dovrebbe cogliere i pensieri, i giudizi di Gesù di Nazaret, le parole di Gesù di Nazaret, gli sguardi, le carezze di Gesù di Nazaret, perché in noi adesso circola il suo spirito, la sua vita. E il discorso di Gesù si conclude con un ultimo richiamo alla manna che nutriva non la vita eterna, ma la vita biologica, quella che finisce, deperisce. E Gesù mette in contrapposizione questa vita che finisce con la vita che Lui dona, la vita dell'Eterno. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mastica questo pane vive in eterno. E masticare questo pane significa accoglierlo proprio tutto. Quando mi accosto al Vangelo non devo perderne neanche una briciola, lo devo capire proprio tutto per renderlo la mia stessa vita. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.